quando c'è importazione si riconosce perché l'ape vola così inclinata, con culo verso sotto. La sacca è piena e quindi è inclinata. È bello quando c'è sole dopo la pioggia. Pioggia e sole, così deve essere, con caldo, giustamente, non con freddo. Regina bianca, autoprodotta, sono due piani di covata, quasi un malario pieno. Un sciame fatto sempre da lei, e fino adesso ho trovato solo qualche cupolino senza uova, quindi zero tendenza di sciamatura. E che fai, non la blocchi? Certo, la blocco e traslarlo, dici che la lascio così. Questa è proprio una bomba. Eccola qua la bellezza. Due telini centrali, l'ho messo con miele appena raccolto e un po' percolato. Aspetta che vi faccio vedere. E poi intorno tutto fogli, fogli di cera, di qua e di qua. Di sotto, se si vede, c'è scudo di regina, praticamente, così non scappa da nessuna parte. Di sopra un'altra scudo di regina, poi malario suo, quello iniziato con qualche talino vuoto da riempire, e poi col sciame cerco di sfrattarlo in qualche altro apiario, così non lo devo togliere ogni volta quando devo fare i traslarvi. E poi vi terrò aggiornati, vediamo come va a finire. Chiamiamolo un sciame questo. Sta raccogliendo proprio come si deve. Un'altra eccellenza di apicoltura San Lorenzo del Vallo, che sarà la prossima madre, oltre a quella che avete visto già che ho bloccato. Questa è una regina bianca che l'ho messa in questo portasciame. Qua sopra c'era forse 3 o 4 telini di covata. L'ho bloccata qua sotto. Adesso 6 telini sono proprio pieni, senza nessuna né cella reale né cupolino. E ho dovuto mettere adesso il terzo malario oggi. Questi due sono già pieni. Regina bianca in portasciame di polistirolo. Un aggiornamento veloce per questo video breve, questo blocco della regina. Oggi è 3 maggio, però sembra 3 marzo. Non so se si riesce a vedere. Guardate che tempo. Appena fiorita la caccia, il vento sta scutolando tutto per terra. Io già due volte sto aggiungendo i telaini per fare traslarvo di quella regina bianca. Adesso domani o dopodomani ci aggiungo il terzo, perché sempre rimando, una volta per mancanza di tempo, una volta per il tempo, però mi scoccia di fare in questo freddo. Sono 12-13 gradi forse, non è proprio il caso.
magari questo video rimane così, il prossimo ci chiamo un amico che vuole imparare un po' l'apicoltura, da poco ha catturato 2 o 3 sciami, mi ci dà una mano per il traslarvo e lui riprende magari mentre io faccio e cerchiamo di fare un video un po' più meglio di soliti video che sto facendo da solo mentre lavoro in apiario. E che dovevo dire? Ah, oggi volevo riprendere il video con spiegazioni della mia tecnica. La vedete qua l'arnia. Però questo freddo, con questo vento non mi va. Mo vediamo se mi ci metto dentro oppure lo faccio in settimana prossima. Scusate per la mancanza, però non c'è tempo. Il tempo è brutto pure, insomma. Ciao, alla prossima.